centro storico e rete UNESCO, alle Olimpiadi dei Saperi si parla di classicità a Napoli. Le mappe della classicità sono innanzitutto anche un modo, uno dei modi possibili, chiaramente non l'unico, per provare a ritrovare le mappe dell'interiorità, quindi un approccio artistico, culturale rispetto all'immenso patrimonio della città di Napoli, chiaramente collocata nell'ambito della dimensione UNESCO e nell'ambito del centro storico, per i giovani, perché si possa magari avere un'opportunità diversa di riscoprirsi attraverso la riscoperta della città. E quindi uno dei modi possibili, perché come tanta letteratura ci insegna, sia possibile, diciamo, considerare la bellezza come la chiave di volta per un approccio diverso, insomma, alle proprie attitudini, alle proprie motivazioni, e quindi, perché no, provare a scoprire passioni ed attitudini. Presidente, la Cappella Montano è un po' il simbolo della classicità qui alla Pietrasanta, a Napoli. È un monumento che si legge più che si ammira, perché ha questi epigrafi che sono questo corso di educazione civile che Pontano ha voluto regalare alla città. Ed è il simbolo della classicità, anzi del passaggio dal concetto di classicità greca, conosci te stesso, c'è un'epigrafe molto bella, alla filosofia moderna dell'azione, della prassi. Le cose pubbliche, la cosa pubblica cresce con il coraggio e con l'azione dei cittadini, non con le decisioni che i pavidi chiamano caute. È un'epigrafe importantissima che segna alla fine del 400, come dire, il tramonto del concetto classico della natura razionale che si identifica con la mente umana razionale e proietta, diciamo, il pensiero nell'agire, nella prassi, nell'azione che poi troverà, sboccerà nel Rinascimento, nelle grandi opere degli artisti italiani. Alle Olimpiadi dei Saperi, a lezione con gli studenti, si parlerà della Napoli classica. Beh, oggi dare degli stimoli alle nuove generazioni non è una cosa facile. Quando si parla di classicità, chiaramente la difficoltà aumenta, perché c'è una distanza siderale tra il sentire delle nuove generazioni e le tappe e i momenti fondamentali della classicità. In particolar modo ho selezionato una trentina di siti, di monumenti di interesse che appartengono alla Napoli greco-romana, tra cui sicuramente abbiamo l'approdo di Piazza Municipio, abbiamo il teatro di via dell'Anticaglia, il teatro romano, abbiamo il campanile che si trova qui davanti a noi alla Pietrasanta, tutta una serie di monumenti che provengono dalla classicità e che vivono in mezzo a noi e che purtroppo spesso sono oggetto di indifferenza, soprattutto tra le nuove generazioni può capitare di passare dinanzi a queste memorie, queste importanti memorie storico-artistico-monumentali e non conoscerne il valore e né tanto meno l'esistenza in alcuni casi. Quanto è importante la formazione, quanto sono importanti questi incontri per i ragazzi, per le nuove generazioni? Io credo che siano fondamentali, perché al di là della lezione nozionistica della storia di questa città, che è una storia infinita, quindi non basta certamente una giornata, ma la classicità è anche una lezione di vita. Il classico insegna a vivere, il classico è una compagnia nell'esistenza, nel percorso vitale dei ragazzi, e quindi mattinate come queste servono non solo a integrare il ciclo di nozioni degli studenti che stanno qui, ma cercano probabilmente di creare classe dirigente, perché vanno ad ampliare il compasso della capacità di lettura e di vita vissuta di questi ragazzi, e che probabilmente dà una speranza a questa città che ne ha tanto bisogno.